Riassumere la tradizione della cucina cremonese in poche parole è quasi un'impresa. Terra dai mille sapori e dai gusti decisi, la nostra provincia regala piatti tipici inimitabili, a cui davvero è difficile rinunciare. Dai marubini ai lessi con la mostarda, passando dal salame fino ai dolci. Una cucina campagnola e soprattutto invernale. Una cucina influenzata dalla presenza del grande fiume, il Po, ma anche dall'agricoltura, dal bestiame e dalla lavorazione del latte. Tra i primi piatti la pasta ripiena ha senza dubbio un ruolo importante. Ci sono i marubini, piatto tipico della domenica e dei giorni di festa, amatissimi dai cremonesi, da gustare asciutti o in brodo, o meglio, rigorosamente, tre brodi. Difficile mettere tutti d'accordo su forma e ingredienti del ripieno. Quadrati, rotondi o chiusi con il dito, ogni famiglia ha davvero la propria ricetta che custodisce gelosamente. Caposaldo della cucina cremasca sono i tortelli, i cosiddetti turtei, con la tipica chiusura a pizzico. Preparati con una pasta povera di sola acqua e farina e ripieni di amaretè, cacao, uvetta, mostaccino, cedro candito, mentina, uovo e grana. E poi ci sono i blisgon, tra i piatti più tradizionali del Casalasco, i tortelli di zucca, serviti al burro fuso, ripieni di zucca, amaretto e grana. Ma che bontà, ma che bontà! Sulle tavole cremonesi non mancano gli insaccati, salame e cotechino in primis. Difficile resistere a qualche fetta di salame tradizionale cremonese, morbido, poco stagionato e profumato all'aglio. Che dire poi di un piatto fumante di cotechino accompagnato da un buon purè di patate. Immancabili i lessi, manzo, gallina, magari ripiena, lingua, salame da pentola con testina, scaramella e biancostato, rigorosamente accompagnati da mostarda, salsa verde e rossa. Una prelibatezza per i nostri palati. Dicevamo, la mostarda, prodotto tipico e simbolo della gastronomia cremonese, spesso accompagnata anche ai formaggi che nascono dal latte delle nostre stalle. Piccante o dolce, la più diffusa è composta da frutta mista, intera o a pezzi, lessata e lasciata riposare con zucchero, miele, vino bianco e senape. Breve menzione anche per i piatti di pesce di fiume, riso e minestre, lumache e rane, che meriterebbero un capitolo a parte. Ma che gustino questa roba qua! Per chiudere il nostro menù cremonese, ecco i dolci. Tipico soprattutto delle feste, il torrone, realizzato con zucchero, miele e mandorle. Il torrone deve le sue origini ai festeggiamenti per il matrimonio del 1441 tra Bianca Maria Visconti e Francesco Sforza. Nella nostra lista dei dolci c'è anche la sbrisolosa, torta secca a base di farina di mais e di grano con le mandorle, e poi il bussolano di Soresina, e infine la bertolina cremasca con l'uva fragolina, anticamente prodotta con pasta di pane. Qualcosa ce lo saremo sicuramente dimenticato. La certezza è che ci è venuto un certo languorino. Ma che bontà, ma che bontà! Ma che cos'è questo?